ha sconfitto un tumore e vinto la sua sfida più grande. Ma ieri, fiaccata nel morale dall'improvviso infortunio, la rottura del perone, patito al rientro con la nazionale, Elena Fanchini in un video aveva annunciato in lacrime la volontà di dire addio allo sci. Ma dopo che la notizia del suo ritiro aveva già fatto il giro del web, la fiatrice ha voluto precisare: "Lo sfogo sulla mia pagina Instagram è dovuto solamente ad un momento di sconforto, arrivato in un altro periodo sfortunato della mia vita sportiva", ha spiegato. "Non ho mai annunciato alcun tipo di ritiro. Il mio unico pensiero è esclusivamente quello di eseguire gli accertamenti clinici programmati al mio rientro in Italia e programmare al meglio la mia completa guarigione. Solo quando avrò superato anche questo infortunio deciderò quale sarà il mio futuro". Elena aveva affidato ad Instagram quello che sembrava a tutti gli effetti un messaggio d'addio. Pochi minuti in cui, con le lacrime, aveva fatto capire ai fans che l'incidente patito negli Stati Uniti durante gli allenamenti difficilmente le avrebbe permesso di risollevarsi a livello morale. Nel suo palmares, tra l'altro, una medaglia d'argento ai mondiali e due vittorie in Coppa del Mondo, sempre in discesa libera. Su Instagram ha raccontato la sua disavventura. "La caduta, dice, è stata molto brutta e non ho buone notizie, ho riportato la frattura della testa del perone e una lieve frattura del piatto tibiale della gamba sinistra e anche al pollice della mano sinistra. Domenica rientrerò in Italia e lunedì sarò a Brescia per ulteriori esami, farò una risonanza per controllare i legamenti del ginocchio sinistro. È stata una grande batosta", dice in lacrime l'azzurra, "perché ci ho creduto tantissimo. Sono contenta di essere tornata per questi 5 giorni. Il peggio è passato comunque, sono riuscita a superare la malattia. Anche per soli 5 giorni ho fatto, ho raggiunto il mio obiettivo che era quello di guarire, grazie a questo sport e alla passione ci sono riuscita.